sempre così. Adesso vediamo il 100 kg o side control, quindi vediamo dalla posizione da sopra. Mamma che schifo. Vabbè, riparto. Ci siamo? Adesso vediamo il 100 kg o side control dalla posizione di sopra. Quindi vediamo come tenerlo e dove andare e cosa fare, perché comunque chi riesce a tenere bene 100 kg vuol dire non lo fa solo di forza, per carità. Se più uno è forte e sicuramente più serve, più la presa è forte e più per quello sotto sarà un problema, però chi riesce a rimanere bene sopra è perché riesce a cambiare nel momento che quello sotto riuscirà a impostare una mini uscita, l'inizio di un'uscita, quello sopra sarà costretto a cambiare posizione. E diventa tutto un gioco a chi cambia prima e chi stabilizza prima. Il tenere un 100 kg immobile, fermo, a livello di jiu-jitsu sportivo, a un certo punto l'arbitro ci dirà di muoverci e inizierà a darci una penalità. Se siamo MMA, l'arbitro a un certo punto ci farà rialzare, quindi è un peccato non sfruttare una posizione di vantaggio. Quindi, come tutte le posizioni, va sempre migliorata. Quindi da un 100 kg dovrò cercare o di andare in monta, o di andare in schiena, o di andare in ginocchio sullo stomaco, comunque sempre un miglioramento. Di mia spontanea volontà non tornerò mai indietro, quindi da un 100 kg non lascerò, non mi alzerò, non finirò dentro una mezza guardia, è tutta bravura di quello sotto per uscire. Quindi, 100 kg. Posizione delle mani. Possono essere due. Tutte e due aperte, palmo sul dorso e sulla sua spalla, che spingono verso il dentro. Gira così. Quello che devo controllare è questo braccio. Io non voglio che questo braccio sia libero di entrare sotto, entrare in mezzo alle gambe, entrare in qualunque posizione. Quindi questo ginocchio sarà più vicino alla testa possibile e tutto il peso sarà sulla sua faccia, sul suo mento, per farla guardare dalla parte opposta di dove sono io. Quindi lei non deve riuscire a guardare verso di me, perché vuol dire che poi può uscire, fare scappata, infilare il ginocchio e scappare. Quindi le due mani sono qui, il gomito sotto la testa tocca terra e va a incastrarsi dentro alla gamba. Tutto il peso è sulla sua faccia. Se voglio posso anche mettere la testa a terra. Non mi interessa controllare il bacino, ma mi interessa controllare la testa e quindi la colonna vertebrale. Quindi da così, se lei prova a muoversi, non ce la faccio. Naturalmente non ci posso stare per sempre. Allora, se incomincia a mettermi questa sotto al mento, e può essere fastidioso, sono costretto a cambiare. Quindi quando spinge, questa va sul tricipite e cambio in kesagatame. Kesagatame, la cosa più importante è ricordarsi che la testa arriva in kesagatame, che la mia testa va messa subito dalla parte, diciamo, dove ci sono io. Quindi così è molto vicino al ginocchio. Questa alta, non così, così è pericolosa, se mi gira rischio di farmi male al ginocchio, quindi i piedi così, la coscia sotto alla sua spalla, alta e molto vicina. Devo pinzare col mio petto e con la coscia, devo pinzare questo braccio qua e sto rilassato. L'importante è avere un buon controllo, posso scegliere se prendere la manica o prendere il tricipite su questo braccio qua, questo serve quasi a niente. Errore, l'errore degli errori è questa mano qui che prende la testa alla judo style. Se devo tenere qualche secondo ci sta,
di più, probabilmente un pari peso mi prenderà la schiena o mi ribalterà. Quindi assolutamente, e si vede sempre questo errore, di più indietro. Sono finito qua, ok, subito cambio e vado qua. Controllo, questa qui, questo in basso. Altra possibilità. Quindi sono in 100 kg, kesagatame inverso. Questa mano sotto cambia, va di qua. La gamba sinistra in questo caso stende, scende e ruoto il bacino. Sollevo questa spalla e questa qua va sulla spina dorsale. L'altra gamba si avvicina. Girati, girati così. Cambio, stendo, ruoto, sollevo, mano sulla spina dorsale, gamba contro il suo bacino. Questa può dar fastidio, entro e controllo il polso. Una volta che sono qua, cerco, strisciando indietro, di alzarle il gomito più alto possibile. Quindi mi allontano e adesso sono libero di andare in monta. Uno, perché non vede cosa sto facendo, quindi può difendere. Passo. Se è molto vicino, posso prendermi il mio piede, passare e andare in monta. Così. Un, due, scendo,